Gli operai all'interno del padiglione Nervi sono al lavoro e il cartello del cantiere porta la data del prossimo mese di dicembre per la fine appunto dei lavori. C'è chi non si arrende, politicamente parlando, e continua a proporre un acquario in una zona comunque che è di proprietà dell'autorità portuale. E, tra l'altro, il comune aveva già approvato come linea di indirizzo quello di realizzare comunque uno spazio per concerti. Federico Iba. Sì, uno spazio per concerti del quale Cagliari in questa fase non ha bisogno. Noi i nostri concerti vogliamo riprendere a farli all'Anfiteatro Romano, che se i cittadini ci daranno la fiducia e ci faranno vincere queste elezioni con Paolo Truzzu, riapriremo a Cagliari ai cittadini e agli artisti internazionali. Noi abbiamo pensato già da 4 anni a questa parte di proporre in questo non luogo della città, che mi fa piacere i cittadini stiano scoprendo adesso con le nostre iniziative, di fare un acquario. Questo che abbiamo, che c'è alle mie spalle, è il padiglione Nervi, costruito dall'ingegner Nervi, era il deposito del sale. Ce ne sono diversi altri esempi anche in tutta Italia. L'ingegner Nervi è quello che ha progettato anche la sala Nervi del Vaticano, per intenderci. Questo padiglione merita di essere ripristinato e merita di essere destinato ad Aquarium Caralis, come l'abbiamo deciso di chiamare noi. Ovviamente la politica a volte fa delle promesse e lancia solo delle idee. Noi alle idee ci abbiamo messo i progetti e la fattibilità. Tra l'altro, Iba, a proposito dei progetti di fattibilità, questo progetto praticamente nelle sue intenzioni prevede di creare anche un indotto turistico. È incredibile, i mesi di spalla dove il turismo appunto a Cagliari latita, in Sardegna latita, sarebbero riempiti anche da questa attrazione. Un grande acquario e un museo del mar Mediterraneo che valorizzerebbe non solo ovviamente le specie del Mediterraneo e del nostro Golfo, ma anche gli aspetti archeologici del nostro Golfo. È talmente ampio, talmente grande, come si può vedere, che può ospitare sia l'acquario che un grande museo del mare. L'aspetto architettonico, ingegneristico, lo abbiamo fatto studiare a un importante studio ingegneristico della nostra città, che si è messo a disposizione mia e dei cagliaritani, e questo progetto che noi stiamo presentando quest'oggi, in questo purtroppo per adesso ancora non luogo della città, è un progetto che vogliamo regalare a Cagliari per farne l'utilizzo migliore che ne voglia fare, ma soprattutto per portare turisti e creare sviluppo anche in termini di biologia marina, perché c'è tutto un aspetto scientifico che un acquario e un bioparco, come abbiamo pensato, andrebbe a sviluppare. Ecco, Iba, in due battute, costi più o meno per realizzare quest'opera e soprattutto previsioni di traffico, di turisti? Ma previsioni non sta a me farli, i costi sono a titolo zero, nel senso che si fa un project financing in questo caso. Ci sono già diversi acquari internazionali che sarebbero disposti a gestirlo e ovviamente a realizzarlo. Quindi alla pubblica amministrazione per adesso i costi sono stati quelli di ristrutturazione e di mantenimento di quest'opera importante architettonica. E adesso, come vedete, ci sono ancora delle imprese che stanno sistemando il cantiere in modo tale da restituirlo alla città e renderlo fruibile il prima possibile alla città. Chi ha realizzato il progetto? Carlo Ballatti, in un flash, numero di vasche e piani. Allora, noi abbiamo pensato la struttura suddivisa su 3 piani, su 3 livelli espositivi. Oltre alla presenza di acquari, abbiamo previsto anche un grande spazio per sensibilizzare l'utente alle problematiche ambientali, come quelle del degradamento della plastica al mare. Abbiamo previsto su questi 3 livelli al piano terra le vasche più grandi che rispecchiano insomma le specie presenti nel nostro golfo. Al secondo livello, man mano che si sale sulla struttura, insomma, nel vano scala mobile collocato nel vano centrale, abbiamo previsto delle vasche più piccole. La struttura vuole anche insomma rispecchiare tutte le specie animali presenti nel golfo,
e serve anche come luogo per cercare di reperire tutti i reperti che ci sono nella provincia di Cagliari e che non sono pubblicati per mancanza di spazio, come le anfore, i cannoni e via dicendo. La nostra